L'abito da lavoro dell'incantatrice di serpenti è fatto di tanti bellissimi fiorellini, raccolti con amore, seccati con cura e legati tra loro da tenui fili d'erba. Quando arriva la primavera, l'incantatrice si reca nella terra dei serpenti e, individuato quello più grosso, inizia di fronte a lui una bellissima danza. I fiorellini dell'abito, delicatamente scossi, iniziano a tintinnare e in un leggero fruscio lentamente si staccano, volteggiando sino a terra. Quando anche gli ultimi fiorellini sono caduti, il serpente è totalmente incantato. Lei lo raccoglie con un grande ramo, lo porta a casa e lo depone in una bellissima teca di cristallo. Lì il serpente trascorre senza muoversi la primavera e l'estate. Quando arriva l'autunno, proprio mentre il serpente sta per uscire dal suo incantamento, lei indossa un altro dei suoi bellissimi abiti, apre la teca e danza una nuova danza. Diversa dalla prima, ma altrettanto affascinante, e quando l'abito giace a terra disfatto, il serpente è di nuovo incantato. A quel punto lei, sorridendo e pregustando ciò che sta per accadere, lo conduce nel grande frutteto. Qui giunto, il serpente inizia a cogliere le mele. Lui si avvolge all'albero, ne penetra la chioma, afferra delicatamente la mela con la bocca e la depone nella cesta. Per infinite volte. Così, salendo e scendendo dalle centinaia di meli della tenuta, bene o male il serpente coglie tutte le mele. Lo fa solo per lei e alla fine, sfinito, muore.